finché c'è vita c'è speranza. Ciao Massimiliano, come stai? Io bene, Anna Paola, tu? Bene, benino, dai. Ok, allora diamo il benvenuto ai nostri amici e amiche all'ascolto. Certo. Questa è la rubrica curata dal Movimento per la Vita e insomma io direi che ad ogni puntata, non so tu, ma ad ogni puntata io mi sento sempre più carico. È una cosa strana ma piacevole. Anch'io, perché siete voi che mi caricate, proprio la rubrica stessa che mi carica. Sì, poi devo dire che il Movimento per la Vita è veramente una grande famiglia. Sì. E ogni volta che abbiamo qualche ospite del Movimento, la cosa ci fa particolarmente piacere, vero? Ma certo. Io l'ho scritto l'altro giorno a una persona nel Movimento, dico io vi considero una grande famiglia. E così è. Come l'ospite che abbiamo oggi, che è una nostra cara amica, mi permetto di dire cara amica, anche se non la conosco, io non la conosco di persona. Ma speriamo che presto possa conoscerla. Però la conosco di voce e quindi questo me lo faccio un po' bastare. Ciao Eleonora, come stai? Ciao Anna Paola, bene. Tutto a posto? Tutto bene, grazie. Sei bella carica, immagino. Carichissima. Bene, come si prospetta questo Natale? Io sono molto ottimista, anche se insomma il periodo storico non è proprio così positivo, però penso che si debba pure un po' coltivare uno sguardo positivo sulla realtà e quindi ognuno nella propria, nel proprio contesto cercare di seminare insomma un po' di speranza. Certo. Allora Anna Paola, presentiamola per bene Eleonora. Sì. Eleonora Ottoni, che è una volontaria appunto del Movimento per la Vita, e che oggi ci aiuterà un pochino a conoscere il sito dell'SOS Vita. Intanto Eleonora, vogliamo riepilogare un po' che cos'è l'SOS Vita, ricordarlo, perché è sempre importante dirlo. Sì, allora innanzitutto io volevo fare un saluto a tutti i radioascoltatori. Ecco, allora, che cos'è SOS Vita? È stata fatta recentemente, da una puntata, ma per quei pochi che ancora non la conoscessero, SOS Vita è un servizio di ascolto che... diciamo è disponibile e raggiungibile quindi sia tramite telefono, e quindi esiste un numero verde che è 800 813 000, oppure questo ascolto può avvenire anche sotto forma di chat, quindi collegandosi al sito www.sosvita.it. E è un servizio di ascolto dove i nostri volontari rispondono tutti i giorni, anche festivi e a qualunque ora del giorno, e un po' diciamo è pensato per tutti coloro che possano avere situazioni di per esempio gravidanze, che quando per esempio una ragazza scopre una gravidanza e questa gravidanza non era attesa, oppure può essere difficile, complicata per tanti motivi, o anche magari per esempio mi viene in mente, ecco, coppie che vivono situazioni sempre legate alla gravidanza, quando c'è qualche aspetto di difficoltà e quindi si sentono un po' magari isolate, non sanno a chi rivolgersi, possono appunto contattare SOS Vita, e i nostri volontari che sono proprio formati costantemente su tutte le tematiche che riguardano diciamo la gravidanza, quindi dagli aspetti medici, legali, psicologici, veramente c'è una formazione proprio costante e molto accurata che permette loro di dare una prima diciamo ecco una forma di ascolto e di primo aiuto. Dopodiché quando la persona ecco, questo è un aspetto molto importante, perché noi abbiamo anche i nostri centri di aiuto alla vita e quindi sono delle sedi locali dove le persone possono rivolgersi e cercare un aiuto, però sappiamo che tante volte c'è un imbarazzo, c'è la paura, magari c'è una distanza anche fisica, quindi non tutti magari si rivolgono ai nostri centri di aiuto alla vita, mentre ecco anche un po' per superare tutte queste distanze fisiche e legate appunto anche all'imbarazzo, alla paura del giudizio e tutto, c'è questo servizio che è nel completo anonimato, del tutto gratuito, cioè veramente non c'è una ragione per cui non anche cercare ecco di cercare aiuto all'interno di questo servizio. E SOS Vita poi collabora e quindi proprio un po' in rete con tutte le nostre sedi, appunto con i centri di aiuto alla vita, sono oltre 350 in tutta Italia. E quindi c'è questa sinergia meravigliosa tra i volontari che appunto si ascoltano e si fermano con un primo aiuto, e poi quando magari la persona desidera ricevere anche un aiuto un po' più tangibile,
quindi che non si fermi solo all'ascolto, si rivolge poi, cioè loro indirizzano al centro di aiuto alla vita più vicino. Quindi diciamo c'è un primo un momento di ascolto e accompagnamento iniziale che poi può anche essere, può proseguire insomma attraverso una forma di accompagnamento un po' più tangibile, ecco, all'interno del centro di aiuto alla vita. Insomma, davvero, davvero è un servizio importantissimo, noi lo diciamo sempre, quello dell'SS Vita, no? Perché quella presenza di ascolto, quella presenza concreta anche, che insomma in certi casi è fondamentale, vero Eleonora? Sì, ma ecco, faccio un esempio magari anche per far capire l'importanza. Tanti adolescenti che magari hanno mille dubbi su legati alla sessualità, magari hanno avuto un rapporto e hanno magari una ragazza ha paura di essere rimasta incinta. Cioè, la prima cosa che fai non è certamente parlare con il genitore o magari con un adulto che hai accanto a te perché hai mille paure. E quindi spesso sì, succede che questo servizio viene per esempio ecco, utilizzato da persone che, come ecco, gli adolescenti o tutti coloro che magari hanno qualche remora, insomma, a rivolgersi a persone accanto e quindi si sentono un po' isolati. Invece questo servizio, proprio grazie all'anonimato, consente anche di essere accanto a chi magari non avrebbe altri modi, ecco, di cercare un ascolto e aiuto. Quindi è veramente importantissimo. Sì, 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 e sottoscrivo anch'io, perché molto spesso, soprattutto in famiglia, si possono avere dei timori. Invece col nostro servizio che ci hai brillantemente illustrato, chi ha bisogno può essere più tranquillo da questo punto di vista, soprattutto perché non si viene giudicati. Esatto, assolutamente. E quindi c'è l'ascolto e l'aiuto successivo. E quindi questo è una cosa importante che va sottolineata, e lo ribadisco anch'io con molto piacere, assolutamente. Il sito in tutto questo, Eleonora, il sito è un elemento importante, perché sottolinea anche un aspetto innovativo, cioè attraverso il sito, l'SS Vita funziona anche attraverso il sito, anche lì è possibile, come dire, contattare questo servizio, è vero? Esatto, sì, all'interno del sito c'è una sezione, il sito è molto semplice, poi ricordo appunto il sito è sosvita.it e all'interno del sito c'è la parte in cui si può accedere alla chat, quindi si può scrivere, oltre che appunto col numero verde, si può scrivere ai nostri volontari e mettersi in contatto anche per iscritto. Il sito, diciamo, è particolare, noi l'abbiamo recentemente lanciato e quindi è veramente nuovissimo, perché come sappiamo siamo in un'era in cui la comunicazione è fondamentale, quindi non basta esiste, ma bisogna anche poi saper comunicare quello che uno ha da, insomma, da raccontare. Quindi abbiamo iniziato una campagna per sensibilizzare, ma specialmente per far conoscere. Una campagna anche per far conoscere. Conoscere, sì, sì, beh, giustamente. Stava dicendo giustamente la nostra Eleonora. Sì, ed è importante questo, perché in effetti. Eccola, Eleonora, ci senti? Sì, ecco, dicevamo una campagna per far conoscere anche, giustamente si parlava di comunicazione, vedi che internet ti deve dire che esiste, perché siamo certo collegati via web, insomma. Sì, sì, sì. Dove siete rimasti? Appunto, dicevamo dell'importanza della comunicazione, del fatto che oltre ad esistere bisogna anche comunicare ciò che si fa, è vero? Sì, esatto, e quindi noi abbiamo deciso di essere ancora più presenti sui social, ma anche su, diciamo, su internet, sui motori di ricerca, su Google in particolare, perché abbiamo, abbiamo fatto una serie di ricerche e sappiamo che tante ragazze, tante donne che magari si approcciano a questi problemi, la prima cosa che fanno è andare a cercare una risposta su Google. Noi sappiamo benissimo che Google è diventato un fattore imprescindibile per tutti i contenuti, quindi figuriamoci, anche per questo è davvero importante. E quindi ecco, il sito adesso, il nostro obiettivo in questo momento, abbiamo raccolto le prime donazioni e queste ci hanno permesso di realizzare il sito. Ora però questo sito deve essere reso proprio ancora più conosciuto all'interno del target di ragazzi o di donne che possono avere interesse a conoscerlo,
E quindi adesso stiamo cercando di fare proprio un investimento sulla sponsorizzazione di questo sito, sia all'interno di Google, all'interno dei social, di presidiare un po' tutti i canali di comunicazione, perché sennò è come avere una Ferrari ma lasciarla parcheggiata in garage. Sì, è vero. Quindi la macchina si è mossa, si sta muovendo nel migliore dei modi, è questo che ci stai dicendo, vero? Esatto, sì. E ci sono degli sviluppatori di siti che se ne occupano o sono solo i volontari? Questa è una curiosità che ti chiedo io. Allora, abbiamo un professionista che ci aiuta, che tra l'altro però è anche nostro volontario. Ah, benissimo, quindi due piccioni con una fa, perché non è diciamo male. Diciamo che collabora nel duplice ruolo, sia come volontario... Esatto. È benissimo, no, questo è per far capire che il sito è comunque ben costruito, ecco perché ti ho fatto questa domanda. Assolutamente. Sì, assolutamente, domanda insomma più che pertinente. Sì, infatti, anche perché insomma serve anche professionalità, vero Eleonora? Sì, assolutamente. Noi abbiamo un'equipe di comunicazione che per lo più composta da volontari e sono tutte persone altamente proprio che anche nella loro vita insomma si occupano di comunicazione e che mettono a disposizione le loro competenze, i loro talenti proprio per cercare di ecco di rendere più efficace anche tutte le attività che svolgiamo sì, in sì, termini sì, di comunicazione. Perché più che mai in questi giorni personalmente mi sono accorta di quanto fare della buona comunicazione, cioè ben veicolata, possa aiutare tantissimo, perché intendiamoci, una buona comunicazione aiuta il veicolo, però anche una basta una notizia fuori posto detta male che subito ogni questione viene sgonfiata praticamente. Io a questo proposito anche direi di ascoltare una pausa musicale e poi di ripartire proprio da questo bisogno di comunicazione. Vedremo poi in seguito come. Perfetto, ascoltiamoci il commento musicale. A me adesso piace chiamarlo così. Eccolo qua, arriva subito. C'è da fare, c'è da fare, c'è sempre qualcosa da fare. Da far andare avanti la baracca, aggiustare qualche cosa che si spacca, e quando poi pioverà, un secchio qui e un altro là, contro l'umidità, è inutile parlare, fare finta di guardare, c'è da fare, c'è da fare. La mattina c'è da riordinare il letto e rimettere molti sogni nel cassetto, che siamo sempre a metà, perché qualcosa non va, ci vuole più volontà, arrangiarsi, ingegnarsi, lavorare e poi stancarsi per liberarsi. Bene, questa è Giorgia. Come dice Giorgia, c'è da fare qualcosa di importante, anzi lei lo urla, lo urla assolutamente, ed è un bell'urlo di gioia, vero Eleonora? Verissimo. Beh, insomma,
Poi voglio dire, Romana, tu faceva pandan, dai. Sì, sì. Ci stava tutto, ci stava tutto. Io però ho una sorpresa per entrambe voi due, perché ho scoperto che tra le varie cose che si trovano sul sito dell'SS Vita ci sono anche delle testimonianze, o meglio, nei video, due in particolare tratti dal canale YouTube dell'SS Vita, del Movimento per la Vita, e uno di questi è una testimonianza che viene interpretata però di una qualcosa che è accaduto realmente. Che ne dite di ascoltarlo? Certo, come no? Sentiamo. Assolutamente, grazie. Sono molto curiosa. Eh sì, anche siamo perché curiosi. Ci darà molti spunti, secondo me. Eccolo qua. Niente, praticamente la nostra storia è molto semplice. Siamo rimasti incinti l'anno scorso e durante la pandemia, quindi oltre al contesto difficile in cui abbiamo vissuto, abbiamo avuto anche problemi economici. Sì, Luigi ha dovuto chiudere il ristorante di famiglia, che era la nostra unica fonte di reddito, e non potevamo proseguire la gravidanza. E così abbiamo cercato su internet tutte le notizie per capire quali fossero le tempistiche per l'aborto e abbiamo trovato il numero verde SOS Vita. Sì, ho preso il telefono in mano, ho pensato non ho nulla da perdere. Mi ha risposto Clara, una ragazza con una voce dolcissima che mi ha subito rassicurata e tutto ha preso più forma grazie a Clara, perché praticamente ci ha indirizzato al CAV e da lì abbiamo capito che potevamo avere diversi tipi di aiuto, dall'ascolto a tutto quello che serviva per il bambino. Sapere che non tutto era sulle mie spalle mi ha subito rassicurata e mi ha dato la speranza di potercela fare. E direi che ce l'abbiamo fatta, alla grande direi. Ecco qua, bene. Questa era una testimonianza. A me ha colpito, a parte la vicinanza, insomma, il fatto, la testimonianza concreta sull'attività dell'SS Vita, il fatto che quando lui comincia a raccontare la storia dice siamo rimasti incinti. Oh, la stessa cosa mi... la stessa cosa, guarda, cioè, che... quando la maternità e paternità viene condivisa, Eleonora. Certo, assolutamente. Io penso sia fondamentale, un tassello fondamentale, perché qui non c'è solo la futura mamma, ma c'è anche il papà, ricordiamolo, cavolo, i papà sono fondamentali, importantissimi, quindi per favore papà, a tutti i papà lo dico, abbiate più coraggio, lo so che avete paura, però... Coraggio, coraggio, dovete sostenere le vostre compagne, le vostre mogli, in tutto e per tutto, voi siete fondamentali, noi non ve lo diciamo, forse ve lo dovremmo dire, però voi lo dovreste percepire, sì. Assolutamente, imparate pure il fatto di percepire come stiamo noi, e sarebbe una grande lezione di vita. Ecco, Eleonora, una cosa importante anche del sito dell'SS Vita è proprio questa parte qui, cioè la parte prettamente comunicativa, dicevamo prima, no? Sì. La testimonianza di chi ha vissuto questo servizio e può dire concretamente che cosa cambia con l'SS Vita. Sì, allora io rispetto a questo poi vi dico che questo, diciamo, adesso è il sito, è proprio, abbiamo detto una settimana fa l'abbiamo lanciato, quindi è proprio nuovissimo. Abbiamo in programma però di implementarlo con anche tutta una sezione legata alle testimonianze, proprio per dare corpo a tutto quello che raccontiamo, altrimenti magari, ecco, non si capisce proprio in che misura e qual è l'impatto grande che ha SOS Vita nella vita delle persone. Quindi proprio per testimoniare, ecco, questa importanza, noi faremo una serie di testi, cioè metteremo tutte le testimonianze che raccogliamo tutti i giorni e ci tenevo a dire questo proprio rispetto a quello che dicevate sui papà, che è una cosa curiosa che io non immaginavo e che invece mi hanno raccontato gli operatori di SOS Vita, è che spesso a chiamare sono anche spesso, certo in minoranza, però ci sono diversi uomini che chiamano e sorprendentemente ci sono tanti uomini che a volte hanno il desiderio proprio di custodire la vita, magari c'è tanta paura e quindi ecco all'interno della coppia ci sono tanti timori, però ci sono tanti uomini che invece percepiscono questa
meraviglia della vita che magari, e quindi nonostante le paure hanno il coraggio poi di rivolgersi ad SOS Vita e cercare un aiuto, quindi beh, è bellissimo quello che ci stai dicendo, perché scopriamo che anche i papà chiamano, sì. Quindi sì, questa è una grande conquista, è una grande conquista di cui io personalmente sono molto felice di sentirlo, di sentirtelo dire, perché è importante per, appunto per quello che mi permettevo di dire prima. Sì, è una piacevole sorpresa, lo è stata anche per me, è vero. Sì, 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 sì. Noi staremo qua ancora tanto altro tempo a parlare di questo servizio e di questo sito a cui teniamo molto, ma ahimè il tempo è tiranno. Però quindi nessuno ci impedisce di parlarne altre volte, certo, lo diciamo. E infatti questo, se avete anche magari altri argomenti dei quali vorreste che si parli, ci potete scrivere a Radio Speranza @diocesipescara.it, oppure ci potete chiamare allo 085 69 0227. Poi ci sono tutti gli altri canali social che ormai dovreste conoscere a memoria. E poi abbiamo anche SMS WhatsApp, scusate, al 331 398 96 98. Brava. Vedo che lo ricordi a memoria addirittura questo numero. Sì, sì, e oramai fa parte di me, come si dice, fa parte di me. Poi ci potete scrivere sulla nostra pagina Facebook Radio Speranza, oppure potete digitare Radio Speranza Pescara e seguirci su YouTube, Instagram e LinkedIn. Noi con questa trasmissione appunto siamo anche in podcast. E poi c'è la possibilità di seguirci in streaming su Radio Italiana, Radio Garden, TuneIn, eccetera. Gli 87.6 MHz, immancabili, abbiamo detto tutte, e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao Eleonora, ciao, grazie, Eleonora, per, grazie per essere stata ospite. Una piccola, piccolissima cosa la volevo aggiungere, se mi permettete. Dici. Proprio rapidissima. Sì, rapidissima. Allora, tutto questo che abbiamo raccontato è meraviglioso, però per poter essere realizzato abbiamo bisogno dell'aiuto di tante persone che credano in questo progetto e che ci aiutino proprio economicamente a realizzarlo, perché servono professionisti, serve proprio un investimento proprio economico per essere presenti, come dicevo, sulle sponsorizzazioni, eccetera. Quindi chi volesse sostenerci troverà sul sito del Movimento per la Vita la sezione Sostienici, con tutte le indicazioni per poter donare per SOS Vita. Perfetto. Ok. Abbiamo questo detto tutto. Questo è importantissimo, tutto? In effetti. Certo. Ma abbiamo, noi lo ribadiremo anche le altre volte, certo, però. Certo, certo. Come ribadiremo anche il numero dell'SOS Vita. Certo. Sempre. Però ricordatevi sempre una cosa. Finché c'è vita, c'è speranza. Ciao. Ciao.